Il briefing che Amnesty International ha pubblicato questa mattina dettaglia la situazione nel Mediterraneo centrale, con particolare riguardo agli eventi di giugno e luglio di quest'anno. Amnesty International è profondamente preoccupata per l'aumento nel numero delle persone che hanno perso la vita in mare e per l'aumento del numero di persone che sono state intercettate dalla Guardia Costiera libica e riportate in centri di detenzione ufficiali in Libia, dove vengono sottoposte a trattamenti inumani e degradanti, oltre che a detenzione arbitraria. Ci siamo chiesti il perché di questo aumento e la risposta che ci siamo dati, riguarda quattro elementi. Il primo è la nuova politica del governo italiano di chiusura dei porti. Il secondo riguarda vecchi dibattiti tra Italia e Malta che sono riemersi in questo periodo rispetto all'interpretazione di alcune norme riguardanti il soccorso in mare. Il terzo elemento è la criminalizzazione delle organizzazioni non governative che operano a soccorso delle persone che rischiano di annegare in mare. E il quarto elemento è l'esternalizzazione crescente nel controllo e nel coordinamento delle operazioni di search and rescue in mare alla Guardia Costiera libica, che è sempre più protagonista, nonostante non abbia le capacità per operare adeguatamente e forse nemmeno la volontà per operare nel rispetto degli standard internazionali. Come conseguenza di questi cambiamenti, vediamo appunto un numero di persone che perdono le vite in mare che cresce e ha raggiunto le 721 unità, 721 persone che sono morte o scomparse in mare soltanto nei mesi di giugno e luglio. E i centri di detenzione in Libia che si riempiono a dismisura. Oltre 10.000 persone in questo momento sono trattenute in quei centri di detenzione. Erano 4.400 a marzo. E questo aumento è legato al supporto dato dall'Italia in primis e dall'Unione Europea in generale alla Guardia Costiera libica. Le politiche messe in campo dai paesi europei non stanno aiutando a salvare più persone, non stanno aiutando a proteggerne i diritti umani. Occorre cambiare rotta, occorre investire in canali sicuri e legali che permettano di accedere all'Europa ad un numero più adeguato di persone per toglierle dalle grinfie dei trafficanti e degli smugglers. Occorre inoltre ristabilire un sistema proattivo di ricerca e soccorso che permetta di salvare vite in mare.